Oggi per il nostro podcast c'è una musica epica e in effetti l'argomento è proprio un argomento epico. I nostri ospiti sono Ulandi, Mirko, Francesco e Simona e ci parleranno di qualcosa di molto interessante. Una via che è stata dimenticata da tanto tempo perché comunque è una via romana che si chiamava Emilia Scauri, voi dovete sapere che anticamente le vie prendevano i nomi dei senatori romani che avevano, avevano promosso la costruzione di queste arterie e noi qua ad Alessandria ne abbiamo una vi molto vicino alla nostra città che è una via di tutto rispetto e che si chiama Emilia Scauri. E Mirculandi, che è una guida turistica, ha detto che ci avrebbe parlato un po' un po' di questa eh, leggenda che verrà poi ripresa anche da Francesca, un'altra guida turistica, che illustrerà i, le bellezze e alcune informazioni interessanti per poter sviluppare questa via a livello turistico. Mirko, presentati un pochettino e parlaci un po' di questa via Emilia. Bene, io sono Mirko sono una guida e sono il presidente dell'associazione che gestisce il museo etnografico della Gambarini in Alessandria. Nel lontano 86 con Architoccelli abbiamo iniziato a fare uno studio che eh, vi faccio vedere <ride> com'era, c'era cioè, il famoso disegno fatto come si faceva una volta, incollando dei pezzi di di cartografia militare 25.000 e si è cominciato a fare uno studio per capire queste strade romane di cui sapeva che passavano sul territorio alessandrino, come passavano, dove passavano e fare un po' una ricerca. Eh, con anni di studio abbiamo fatto questa cartografia che ci ha fatto poi scoprire sul territorio, pezzettino per pezzettino, la corrispondenza tra quello che erano le notizie, i punti di passaggio e la, re e la realtà che era rimasta sul territorio. E pur non essendo una cosa come la via Appia antica, ovviamente è una via che comunque è molto interessante, perché taglia la provincia di Alessandria da Tortona fino diciamo ad Acquiterme, passando per un sacco di posti molto interessanti. Poi dopo Francesco ci dettaglierà le cose perché lui l'ha anche fatta a piedi io varie volte con l'auto e eh, permetterebbe di fare un percorso non soltanto con eh, una ricerca di, di vecchi eh, pezzi romani ma anche con, con te tematiche legate al Medioevo o ad altre cose perché in fondo si passa per Tortona, Abbazia di Rivalta, Retorto, Sezzadio, Acquiterme quindi potrebbe essere una cosa molto interessante poi ancora recentemente parlando con Teadelli è venuto fuori un'altra cosa molto interessante non vedere questa via soltanto come anche soltanto una ricerca eh, di, di, di vecchie vestigia romane o medievali, ma addirittura fare un percorso naturalistico che porta a conoscere la, la natura del territorio, magari nelle varie stagioni, perché come ben sappiamo in primavera abbiamo dei colori, anche se, se siamo in pianura, in autunno degli altri, in inverno ancora degli altri. Da lì collegamenti anche all'enogastronomia, ovviamente, perché passiamo in posti da Tortona a Gari. A, a, a Cassino, da qui terme dove il vino è una roba da mangiare a di dismisura e quindi il discorso sarebbe proprio di presentare una cosa come abbiamo già fatto in questi mesi e come proposta con Francesco e Marco del, che sono dei ragazzi che hanno fatto l'anno scorso il servizio civile presso il museo della Gamberrina proponendo dei, dei, delle, dei weekend che possono partire il venerdì con la presentazione al museo sabato e domenica con due tappe fatte in modo che uno vuole facendo il percorso avanti e indietro facendolo in bicicletta, facendolo anche a cavallo facendolo come si vuole e facendolo, facendolo collegare con delle tappe che vengono sul territorio. Quindi la cosa è fattibile varie volte, non è un percorso che si può esaurire in una sola andata da un punto all'altro, a volte certi percorsi sono, sono così e quindi io direi di passare la parola a Francesco che da ragazzo giovane può dare la sua, la sua, la sua parere su questa cosa. Vai Francesco! Sì, allora io sono Francesco e mi sono laureato in beni culturali ormai nel 2017 e sono venuto a conoscenza di Mirko Ulandi del Museo della Gambarina perché ho, ho svolto il mio anno di servizio civile eh, l'anno scorso, diciamo. E, diciamo, come, pro, come eh, progetto per il servizio civile, abbiamo voluto dedicarci. La nostra attenzione alla, alla riscoperta della via Emilia Scauri, che, come ha detto, detto Mirko, è appunto una, una antica strada romana che taglia la nostra provincia, da, diciamo da, da est a, a ovest, da nord est a sud ovest, più precisamente, proprio una, in diagonale, e attraversa proprio la, la pianura e poi eh, Arriva agli Appennini e poi scavalcando gli Appennini si arriva in Liguria. E il progetto è di, eh, diciamo, di eh, renderla transitabile a piedi, a cavallo e in bicicletta, quindi fare un percorso ciclopedonale. Eh, perché, appunto, come ricorderete, l'anno la, scorso è stato l'anno del turismo lento, quindi c'è già da qualche anno che si sta prendendo piede la, la volontà di, di valorizzare. E di mettere a posto, di valorizzare diversi percorsi ciclopedonali, le antiche vie, o... sono varie vie in tutta Italia, in tutta Europa ci sono e noi abbiamo una via decisamente importante che secondo me vale la pena di, di iniziare, cioè di fare un discorso di questo tipo, di quindi di una valorizzazione per una riscoperta proprio eh, del territorio e dell'eccellenza del territorio. E eh, diciamo Beh. poi questo volevo finire, finire allora, sì, questo sì, poi, il, la rete, diciamo, la, appunto la valorizzazione di questa via, poi eh, comprende anche un progetto più a, a lungo, a, ad ampio respiro. Eh, perché appunto la, questa via si andrebbe a collegare alla rete delle vie Jacobe, come dicevo Poc'anzi, e che sarebbe questa qua, adesso vi faccio vedere un attimo. Non so se vedete, eh, comunque la, la nostra provincia è collegata volendo al resto d'Europa ad, ad altre vie ciclopedonali. Bene, noi siamo, voi siete, almeno Mirko è una guida turistica, noi siamo delle guide ambientali. Simona, tu cosa ne pensi di questo progetto? È molto molto interessante perché mi fa pensare al cammino di Santiago che io non ho percorso e, che, e sul quale ho qualche preconcetto da campalinista quale sono, perché io reputo che anche la nostra bella Italia abbia dei cammini anche religiosi che toccano delle, dei santuari, toccano delle chiese e possono essere sfruttati appieno per conoscere il nostro territorio. Infatti Francesco prima che ci siamo un po' conosciuti mi dicevi che tu abiti così vicino a questa importante via, ma l'hai scoperta solo ora. Tu l'hai oh. percorsa, mh, cosa hai provato? Spiegaci le tue emozioni a rivedere queste, eh, questi massi che affiorano su, sui quali chissà chi ha camminato. Eh, io l'ho percorsa mh, a piedi eh, da Tortona ad Aquiterme, non in tutta in una giornata, però l'ho spezzata così in due o tre giorni ed è molto diciamo è una la via è per gran parte eh, sterrata ci sono anche dei pezzi molto larghi ed è, eh, ed è molto interessante perché appunto la toponomastica diciamo nostra la, la descrive cioè la, la chiama viene chiamata come via levata appunto perché è sopraelevata rispetto al piano alla pianura, cioè la famosa subito. via levata, famosissima ah, a tutti, è la via Chiamo Emilia Donne. Scauri. Ecco cosa abbiamo scoperto. Donne. Si chiama Via Levata. E mi è capitato di chiedere a un agricoltore, io sapevo che era quella via lì, però gliel'ho chiesto ma la via Emilia Scauri lei sa qual è l'agricoltore un anziano mi ha detto ma non lo so questa è la via levata arriva fino a tortona se...". quindi eh, la gente la conosce come via levata effettivamente capito abbiamo svelato un mistero bene Mirko eh, molto, eh, molto bene. cosa Pensi di, di poter sviluppare all'interno di questo progetto come riqualificazione di un progetto turistico alessandrino? Allora, io penserei di fare insieme a voi tutti, ovvero delle proposte, perché è quello che praticamente è praticamente la risposta di quello che ho già avuto negli anni come domanda, che poi si è esaurita, però poi personalmente con piccolissimi gruppi, cioè proporre o un sabato o una domenica o un sabato e domenica. Dove il percorso, dove noi potremmo proporre di fare un pezzo, non so, da Tortone a Cassine, da Cassine ad Acqui proponendo anche delle varianti su quello che sono gli interessi delle persone, per fare, non so, una mattinata di camminata, poi una tappa andiamo a vedere, non so, Cassine, poi andiamo a mangiare, ovviamente, in un posto, in un un'area di turismo consigliato, si può andare anche a cenare in un altro posto e poi proseguire. Poi dopo anche con Francesco abbiamo fatto questa, questa ipotesi, non tutti camminano a stessa velocità, quindi potrebbe essere che ci sia una famiglia dove c'è il papà e il figlio grande che vogliono farla proprio come camminata, ci può essere la mamma o, una, o un altro genitore che con i figli piccoli magari si fermano a vedere appunto in una cascina come ancora si mungono le mucche, come si fa il formaggio, cioè bisognerebbe avere sul territorio, cosa che noi abbiamo già cominciato con Francesco a fare, una serie di puntini poco distanti dalla via la via rimane la spina dorsale e si propongono varie iniziative. E questa è la nostra idea che volevamo fare. Ovviamente si inserisce da quando siamo conosciuti tutto un interessantissimo discorso di camminata in un certo modo e di apprezzamento della, della natura in un altro modo, ovviamente. Quindi uno può proporre sullo stesso tratto Tortona-Cassine 50 diciamo, proposte diverse. Certo, senza dimenticare questo. mai le tappe dove si mangia, dove si beve, dove si, dove si fa una bella chiacchierata, perché quello è fondamentale, io vedo anche per tutti quelli che mi hanno chiesto: sì, ma dove si mangia? Dove si porta a casa? Cioè, mm. È fondamentale anche questo. Certo, e fra l'altro mm. è anche molto importante, visto che quest'anno potrebbe essere l'anno del turismo di prossimità. Siamo stati chiusi per tanto certo. tempo e il lockdown ci ha costretti a rimanere in casa. Di sicuro le problematiche de, eh, del turismo sono state amplificate con le norme che prevedono le restrizioni al distanziamento sociale. Per contro, i vecchi bacini che prima assorbivano un tot numero di utenze adesso do, dovranno ovviamente limitare l'assorbimento perché ci sono delle norme che prevedono che la frequentazione non sarà più la stessa. Ed è un'occasione in più per poter conoscere quello che noi abbiamo vicino a casa e perché no potrebbe essere eh, l'anno della riscoperta delle cose sotto casa. D'altronde, giusto tanto anche per eh, chiudere, visto che ci sono ancora due minuti. Le, vi passo un'informazione. Il giorno scorso ho guardato il telegiornale regionale e dicevano che la balneazione in Piemonte è iniziata e ci sono eh, tutti i laghi del Piemonte che sono balneabili e sono tutti da bollino blu. Questi sono stati certificati dall'ARPA. Bene, io ringrazio le persone che, sono parteci che hanno partecipato a questo podcast. E noi ci teniamo molto affinché questa nostra iniziativa si possa divulgare nel settore del turismo perché crediamo che la nostra provincia abbia veramente tanto da offrire e sarebbe veramente un peccato che a questo punto non, con persone preparate e volenterose nel poter divulgare il turismo all'interno di una zona molto vocata però poco frequentata non ci sia la possibilità di poterlo fare. Eh, ci saranno in seguito degli altri appuntamenti con altre guide, perciò alle persone che sono in ascolto l'invito invito a segnarsi il nostro podcast e seguire quello che noi abbiamo da dire per quanto riguarda il turismo. Io per questo aggiungerei che non resta che fissare il primo weekend, incominciare a coinvolgere le strutture ricettive, le cascine, eccetera, e a voi che ci state ascoltando dateci un feedback. Vi piace quest'idea, così noi possiamo partire. Se ci seguite noi partiamo. Buona Cosetta. serata o pomeriggio mattina a tutti, <ride> dipende da quando ci ascolterete. Grazie a tutti, Grazie. a presto. Grazie a tutti. A presto.